Alex, ma adesso per farti un'intervista mi toccherà fare sempre la richiesta all'ufficio stampa Samuel? No, non preoccuparti. Noi siamo... Sì. Da Berlino è venuta a trovarci questa sera per il 10° compleanno del Doc Show. Alex, ciao! Ciao cara! Da ciao Berlino! Sì, da Berlino, ormai un anno e mezzo quasi. Ah, sto bene, sto benissimo. Bel posto. Perché hai deciso di trasferirti a Berlino? Per tanti motivi. Per la musica, per il lavoro, per l'aeroporto più centrale in Europa e per il livello di vita che è sicuramente migliore di Padova, dove sono nato e dove vivevo prima. Quindi non è solamente una questione di etichetta? No, io non ho etichetta, non ho cadenza, poi in Svizzera, non è a Berlino, quindi non ho... È proprio, si vive meglio, sto meglio, hai un confronto con molta più gente nel tuo settore, è molto più facile, esci fuori di casa e trovi tutti, e durante la settimana ci sono dei party a cui puoi andare e sicuramente è il posto per me migliore dove stare. Raccontami un po'. Vabbè, Cadenza in Svizzera, comunque possiamo parlare di te relazionato a Cadenza. Il tuo rapporto con Cadenza com'è nato? Ma è, diciamo che 4 anni fa ho ascoltato il primo set di Luciano al Circo Loco e da quel momento un po' mi sono preso bene di quel suono. Ho lavorato in studio per produrre e seguire un po' tutta la tipologia che Luciano stava portando avanti con Cadenza e dopo un paio d'anni Luciano ha iniziato a suonare un po' le tracce che ho prodotto in studio e dopo un anno che le suonava le ha anche prodotte per la sua label. Consiglieresti ai giovani DJ italiani di rivolgersi più alle etichette estere che a quelle italiane? No, anzi, diciamo che il periodo, la generazione mia è stata quella un po' più difficile perché c'è stato il trapasso, diciamo, dalla vecchia generazione di DJ italiani che erano molto famosi e importanti all'estero e poi c'è stato un po' il crollo, diciamo, un po' dell'Italia. Io ero un po' in mezzo, quindi è stato per me molto difficile emergere. Però in questo momento penso che diciamo il DJ italiano, penso l'anno prossimo, io sto ricevendo moltissima musica da DJ produttori emergenti italiani nuovi, sto suonando penso il 50% di tracce di italiani sul mio set e quindi penso che l'anno prossimo sarà un anno importante per i DJ italiani nuovi a livello internazionale. Andrai a suonare in Sud America dopo questa data del Doc Show, quando è che ti rivedremo in Italia? Ho intenzione di non tornarci più? No, perché ho varie residenze in Italia, Padova, Venezia, Roma, quindi comunque ritorno, non è un problema. Sono molto contento di andare in Sud America, era il mio sogno, si è avverato. Il prossimo mese farò Bogotà e Cile, Santiago. E in Italia sono sempre, 2 volte al mese ci sono sempre. Doc Show, 10 anni, i tuoi personali auguri? Io ero cliente del Doc Show
6-7 anni fa. I primi tre non c'ero. Ho visto un po' tutta l'evoluzione, tutto il suo susseguirsi, e posso dire che sono bei 10 anni, quindi buon compleanno, te li meriti, dopo show.